Eccoci di nuovo collegati. Erroneamente prima ho detto che sarebbe partita la categoria cadetti, chiaramente parte la categoria ragazzi e ragazze. Per 2 chilometri, mi suggerisce il mio amico Alessio Giordana. Ale! No, basta che mi arrivi per quelle dopo, perché qua adesso... Questi sono già ragazzi e ragazze? Sì. Appena mi arriva... No, se no, non li so. Stiamo facendo l'appello per questa categoria ragazzi. Ragazzi e ragazze, sì, donne e uomini insieme. I giudici danno gli ultimi suggerimenti, non vuole rimarciare, non separarsi, mantenere sempre contatto con il terreno. A 2 chilometri e quindi 2 giri per questi atleti partiti. Con il gruppo, partiti velocissimi anche in questo caso, 2 chilometri sono 2 giri grandi del percorso. Ho visto che si è infilato. Con 28 atleti, 14 ragazzi e 14 ragazze. Si tratta di atleti nati negli anni 2001-2002, categoria ragazzi e ragazze. Perfetto. Ragazzi e ragazze sono questi, sì, okay. E cadette per fantastico, quella dopo. Perfetto. Ok, dopo quando arriveranno. Quando arrivano gli altri, grazie mille. Va bene. No, va bene, perfetto così. A me basta questo. Oh, finalmente ho qualcosa da dire. Categoria ragazze, alla partenza Chiodo Martina, Atletica Sandro Calvesi, Negroni Giulia, Polisportiva Villese, Oggioni Martina e Toppi Giorgia della Polisportiva Bovisio Masciago, Nasatti Valentina ed Atletica Bembate Sopra, Citterio Giada Cantù Atletica, Crippa Emma dell'Osa Saronno, Silvestro Chiara, Vernassa Francesca, Chiesa Federica dell'Atletica Fossano 75, Luinetti Laura dell'Osa Saronno, Oberti Alice Maria dell'US Scansorciate, Taki Selena, Atletica Poca Paglia, Andreoni Martina della Geas Atletica. Passiamo a dirvi i partecipanti alla gara ragazzi. Partiamo con la Polisportiva Villese, Barcella Luca, Gamba Michele, Malighetti Gabriele, Minervini Samuele, Atletica Sandro Calvesi, Chiodo Federico, Polisportiva Villese, Traverso Davide, US Scansorociate, Calcaterra Giorgio, Guillaume Pomma che viene dalla Svizzera, Atletica del CM Monte, Manea Carol Ilie della 5 Cerchi Seregno, Malagutti Dimitri, Fedeli Francesco dell'Atletica Club Villa Santa, Vitali Francesco Atletica Dalmine Educando, Angioletti Andrea della 5 Cerchi Seregno, Arius Alessandro dell'Osa Saronno e Cattaneo Angelo chiude dell'Atletica Brusaporto. Aspettiamo
per il passaggio al primo giro. Credo che qui dobbiamo anche spostarci perché come al solito ci impallano, ma va bene così. Qualche decina di metri e poi un gruppetto ancora più numeroso. In testa sembra che del duo uno abbia preso il comando, è un atleta con la maglia azzurra, probabilmente è probabilmente è Alessandro Arius, che è in testa anche alla classifica generale del trofeo Frigerio, seguito dal numero 17 Gabriele Gamba. Forza ragazzi, bravissimi, ancora un giro. Allora, al terzo posto c'è Arius Alessandro con il 409, seguito dal numero 17 Gamba Michele da Polisportiva Villese. Sappiamo un attimino. 171 Guillermo Pormal con l'83, il 171 Gioletti Andrea, 467 Cattaneo Angelo. Ed ecco la prima della femminile, Bernassa Francesca e Andreoni Martina e Oberti Alice Maria con il 477, numero 129 Citterio Giada. Federica Chiesa hanno continuato. Il numero 30 Federico Chiodo, la numero 247 Chiara Silvestro, il numero 109 Francesco Federi, bravissimo. La numero 7 Cristina Chiodo, bravissimo. Un applauso per tutti questi ragazzi, complimenti. Un giro ancora, forza, bravissimi tutti. Il numero 55 Giorgio Calcaterra, ed ecco due atleti della IBM Bovisa Masciago, il numero 86 e 87, sono Martino Gioni e Giorgia Toppi, bravissime, un applauso a tutti, bravi ragazzi, ottimo, complimenti, ancora un giro, bravissimi tutti, forza. Ed ecco il gruppo del Porteti, è chiuso dal numero 40, e il numero 36 Davide Traverso, complimenti. Cominciamo a prendere l'arrivo effettivo, ci poniamo un paio di metri più avanti. Vado da darvi la miglior visione possibile. Il
dicevamo, conduceva la gara Arius Alessandro. Alessandro Arius ha preso qualche metro di vantaggio. Va a vincere Arius tranquillamente, è il ritorno di Pierpo, ma Vernassa Francesca, Atletica Fossano, che va a vincere con notevole vantaggio sulla seconda. Dopo sì, stasera o domani o mattina. Adesso in diretta, poi in diretta, come al solito, poi come durante. Sarò quando posso vado. In diretta magari. Vede un po' meglio. Thank you.